Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario Sunshine! Nello scorso episodio abbiamo cominciato la Baia dei Nochi. E in questo episodio loderemo di nuovo il sole, il divino Apollo, per l'episodio 6, il mistero della conchiglia. C'è una conchiglia misteriosa là in alto e ovviamente dobbiamo andare lì. Ma prima, signor nonno pescatore, signor Mario, vedo che non riesce proprio a liberarsi di noi. Sulle nostre terre si è aperto un sentiero verso un altro mondo. Può andare a vedere cosa c'è? Ma certo che ci andrà. Scusi se continuo a coinvolgerla. In bocca al lupo. Faremo il tifo per lei. Ok, caro. Allora, dobbiamo andare verso la conchiglia. La conchiglia ha parlato. Sì. Mi parli anche tu per caso, caro? Per arrivare lassù dovrei usare le funi. Ok, è vero, per forza dovete usare le funi. Ma, cosa importante, attenzione a queste cose conchigliose elettriche blu, perché ovviamente vi fanno male. Sono più lente di quelle rosse che abbiamo incontrato già alla... com'è che si chiama? Al coso arioso. Ma non importa. Allora, no, Mario, devi rimbalzare giusto un paio di volte per andare senza quasi nessun problema qui. Perfetto. Allora, l'importante è non cadere. Attenzione alla vostra... com'è che si chiama? Depth Vision? Il coso del... Oh, so quanto è profonda questa cosa grazie ai miei occhi. Perché potreste cadere, esatto. Nei videogiochi la mia Depth Vision è appunto... orrenda, infatti casco sempre. Ma non è quello il problema, ok? Il problema è che devo andare avanti senza perdere. Il video sta andando abbastanza bene, perfetto. Lo dico perché noto che ogni tanto i video sobbalzano. È un errore di software, ovviamente. Sto cercando di fixarlo, quindi non preoccupatevi. Non dovrebbe più farlo, anche perché ogni volta che registro un video adesso riavvio il PC. Ok. Andiamo qui, perfetto, stiamo attenti a non cadere. In realtà posso cadere di qua. No, no, no! Ok, non così però. Ah, vabbè, sono salvo, quindi va bene. Ma non è quello il punto è che ho sbagliato, quindi devo tornare là sopra. Ci posso arrivare con un paio di salti ben fatti, oppure no? Oh, sì, perfetto, perfetto. Forse ho tagliato ancora un po', sapete? Potevo anche venire da qua. No! Appunto, altrimenti potrebbe accadere questo, attenzione a questo. Ma mi segue? Non ho capito, mi segue? Allora, signore, se ne può andare, coso strano rosso? No, ok, mi segue davvero. Ok, va bene, io però volevo provare a fare una cosa. Non posso distruggerla, ero sicuro si potesse distruggere con l'acqua. Vediamo un attimo se ho ragione o no. No, si può colpire ma non si distrugge. Nessun problema. Il problema sale quando devo rifare tutto il giro. Ci vediamo sopra la conchiglia. Nel mondo perfetto dovrei fermarmi qui. Ok, perfetto. E adesso se riesco a non... Mario sali, grazie. Se riesco a non cadere dovrei esserci quasi riuscito. Ok, perfetto. E quindi senza splack. Date il benvenuto al livello senza splack. Magari non il più difficile, ma uno dei più complessi del gioco. E non è uno scherzo, state attenti. Dovrebbe essere ovvio come cosa, ma vi consiglio altamente di cercare la vita extra in questi chiodi. Non ricordo dove sia. Infatti non è qui, forse è qui. Però sì, prendete tutte le vite extra che potete prendere. Ce n'è un altro là. Ok, allora probabilmente è qua. Scusate se faccio una deviazione e appunto provo a prendere vite extra, ma fidatevi quando vi dico che ogni singola volta che morite, ovviamente potreste perdere. E io non voglio perdere, quindi devo stare attento. Ah, Mario! Fammi prendere la vita extra, che dovrebbe essere qui, visto che è l'ultimo chiodo della prima sezione, e invece no. Ok, allora potrebbe essere un po' più avanti. Forse anche leggermente meglio così per noi, e infatti ci sono altri due bellissimi chiodi.
Ora attenzione. Saltati al momento giusto. Sembrano essere in sincronia questi cosi. Non lo sono affatto, ok? Potreste trovare il coso giallo. Davvero? Ok. Il coso giallo girato al contrario. O meglio, girato in verticale. Quindi occhio. Allora, è qui la vita extra, per favore? Ok, perfetto. Grazie mille. Servirà. Tanto servirà. Allora, ci arrivo... No, non ci arrivo neanche. Oh mio Dio. Aspetta, mi sa che devo fare un triplo salto, allora. Vediamo. Sì, ok, allora. No. Devo farlo quando... Ok. Uno, due, tre. Ok, perfetto. Triplo salto is the way. Aha, aha, I like this. Or I love this. Non ne ho idea, ma sono vivo. Ora, attenzione qui. Attenzione al palo, che... Malo... Malo? Malos? No, aspetta, aspetta. Quello è Xenoblade Chronicles 2. Ed è un'altra cosa. Un gioco al quale sto rigiocando in questo periodo. Ma non è un problema, vero? Ok, moneta. Pensavo una vita extra. Nessun problema, nessun problema. Si va! No, aspetta. Si rimbalza un po' e si va. Come si va? Così! Perfetto, allora. Meglio controllare se magari... Se magari riesco a prendere altre vite extra. Ok, facciamo una cosa. Ora come ora non mi interessa più prendere vite extra. Ho già preso la vita extra, quindi se fallisco sto a posto. Devo fare un salto a parete qua? Sì, ok, perfetto. Qui anche salti a parete, vero? Dovete per forza fare dei salti in questo modo. Sono abbastanza complessi, attenzione. Allora, vediamo. E... Ompete pombe! Sono caduto... Non di sotto, perfetto. Allora, forse devo fare così... Ok, no. Ma si deve fare qualcosa del genere, quindi attenzione. Yomme! Ok, no. Devo farlo in diagonale, forse. Così? Oh, pesti about... Oh, nice. Che lingua ho... Con che li... Non so neanche che lingua ho parlato adesso, ma non importa. In che lingua ho parlato italiano, Tonksy boy? Ok. Adesso devo parlare italiano. Allora, vai. Mi prude il naso. Tanto. Ok, allora. È molto veloce questo, attenzione anche ai blocchi secondari. Si va. Attenzione, fate sempre dei saltini, attenzione al blocco rosso. Naso all'insù, ok. Via! Ok, questa è un po'... Non dico complessa, ma se fate questo dovreste stare a posto. Ok, allora, vediamo un po'. Ah, dovrei aspettare il momento giusto! Ok, qua siamo un po' più al sicuro, perché... Disse lui. Ok, un attimo. Perché prima ce l'ho fatta? Confidence! No! Sì, no! Ve l'ho detto che è uno dei livelli più complessi senza Splunk questo, vero? Perché lo è. Allora, fermi. Così basta fare. Oh, visto? Non era niente di troppo complesso. Ok, ok. Allora, vediamo un po'. Siamo quasi arrivati, vero? Sì, ok. Go! Ok, great, teacher, Onizuka, sì, ma forse se lo faccio, oh, ce l'ho fatta, perfetto, yes, shine, seriamente però, questo è uno dei livelli più complessi da fare senza Splunk, ce n'è un altro che è anche peggio se non ricordo male, ma questo non è affatto facile, ok, gli altri che ho fatto sono facili, rispetto a questo. Non so come ho fatto a non morire, ma non importa. Lodiamo il sole e, ovviamente, torniamo in questa missione qui. Perché devo rifare tutto quanto con lo Splunk, prendendo 8 monete. Che fortunatamente per voi... 7 sono monete che possiamo prendere mentre andiamo verso la cima. Mentre l'ottava si trova in un punto che noi non abbiamo ancora raggiunto di quel posto. Non che sia un problema, visto che... abbiamo lo Splunk adesso, quindi va bene. Però non importa, l'importante è aggiustare il nostro... La nostra visuale di profondità, non so seriamente come chiamarla, ok? Qualcuno di voi saprà il nome. Chi lo sa me lo scriva per favore, perché sono curioso di sapere termini in italiano, che poi che è la mia lingua madre, che non so. Vai, ok, perfetto. Allora, potrei anche andare da qua. Sì, 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 al posto di fare 500 giri... Ok, posso anche andare qua. E poi risalire per tutta quest'altra conchiglia e rifare tutto il giro da capo. Perché? Perché mettono una cosa strana. Allora, questo... Oh mio Dio, Mario? Telecamera! Ok, telecamera! Ok, dicevo, questo livello è come... Telecamera, grazie.
Ah, io posso premere L2, vero? Per girare. Wow. Ok, dicevo, questo livello è comunque più facile da raggiungere rispetto a, non lo so, ricordate le slot machine delle sabbie rosse? Esatto, è più facile raggiungere questo mondo senza Splack, che adesso sarà con lo Splack, rispetto a, Reboo. No, 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 non è Reboo, sono le slot machine. Ok, perfetto, allora salta, vai così. Mario, sopra per favore, grazie. Ci sta seguendo il coso rosso, ma non mi interessa. Se riesco a restare in vita, è un po' più qua. Perfetto. Come ho fatto prima? No. Meglio saltare così. Okidoki. Vero? Okidoki? Okidoki. Come ho fatto? Non lo so, ma ce l'ho fatta e quindi boh. Allora, rifacciamo questa parte con ovviamente lo Splack. Siamo fortunati in realtà perché, esatto, lì cominciano le monete rosse. Questo vuol dire che posso prendere la vita extra da subito. Oh, allora, via. Cercate di non sprecare in realtà molta acqua, visto che vi ho detto del fatto che non sono molto... ok, dicevo che non sono sincronizzate queste piattaforme. Era questo qua, vero, mi sembra? Vediamo se ho detto il giusto, perché l'ho fatto prima, dovrei saperlo in effetti. Ok, allora, pronti? 3, 2, 1, via! Allora, 8 monete rosse da prendere. Qua ce n'è una che non ho preso, devo fare lo spin jump. Ok, parlando di spin jump, con lo spin jump anche è possibile andare qui. Perfetto. Bisogna fare praticamente sempre lo spin jump. Attenzione. No, 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 fermo Mario. Non ho capito perché hai fatto quello spin jump strano, ma non dovevi fare così. Siamo vivi, perfetto. Allora, vai così. Splack. Ce n'è uno qua sopra. Non so se riuscirò a prenderlo però, perché il mio spin jump non è up to date. Ah, devo fare così. No, come... Ah, giusto, fermi. Devo andare qua sopra. Ecco qua. Ok, non so se riuscirò a farlo in tempo, ma... Oh mio Dio, senti, Tonks. Cerca di fare leggermente meglio queste cose. È possibile camminare qua sopra? Non so neanche come, ma è possibile farlo. Ok, c'è un'altra cosa da prendere qua sopra. È il punto che non abbiamo visto. Vai. No. 32 secondi, mi sa che non ce la faremo, ma non importa. Sempre meglio aver preso... Va bene, devo ricominciare? Ricomincio apposta. No, voglio morire. Fammi ricominciare da capo, grazie. Allora, riproviamoci. Stavolta senza perdere. Sarà sicuramente non corretta la canzoncina che sto cantando, ma non importa. Ah, sì. Ok. Devo solamente andare a riprendere la vita extra. Se la prendete ogni volta prima di premere il pulsante, avrete in sintesi vite infinite. E chi non vuole vite infinite per questo livello? E vai. Allora, riproviamoci stavolta senza failare 7 volte. Vai. Vai. 8 monete. Focus. Vai. Allora, spin jump. Presa la moneta, ok. Spin jump, vai avanti. Spin jump, vai avanti. Prendi la moneta, perfetto. Spin jump, così. Alla fine la direzione finale dello spin jump vi indica il punto esatto di... Vai, aggrappati, perfetto. Vi indica il punto esatto di dove state per correre. No. Allora, si può fare perché l'ho già fatto. No, è un'altra volta. Allora, l'ho fatto prima, perché non ce la faccio più? No, Mario, puoi correre? Oh mio Dio, Mario, come ti permetti di tradirmi in questo modo? Ok, l'ho presa, adesso cerchiamo di stare giusto un po' più attenti. Abbiamo 52 secondi, che sono più degli altri secondi. Ora, dell'altra volta intendo. Quindi, prendiamo questa, attenzione a dove ci muoviamo. Perfetto, c'è un'altra moneta qui. La maggior parte si prendono appunto con lo spin jump, quindi... Non dovreste preoccuparvi più di tanto. Ok, allora, questa pure, ok. Vai così, perfetto. Ce n'è una là? No, ok, allora ricordavo bene. Questa qui anche con lo spin jump. E l'ultima è là sopra, visto? Oh, ce l'abbiamo fatta. Ah, no, se non cado adesso ovviamente. appunto, ma ce l'ho fatta. E guardate un po', c'è un piccolo errore di visuale. Oh, quell'ingranaggio da solo non esiste. Esiste con altre cose, ma non da solo. E perché esiste
con altre cose non da solo, perché hanno sbagliato qualcosa, ma non è affar nostro, vero? Shine! Ora, miei cari ragazzi, è il momento di affrontare un'altra volta Mario Ombra. E perché sto parlando così, non ne ho la più pallida idea, ma... forse qualcuno di voi avrà notato una certa cosa in alto. E per in alto intendo... là in alto. C'è un tubo là sopra. Ed è importante? Oh sì. Ma non adesso, quindi... lodiamo il sole e affrontiamo Mario Ombra nella baia dei Noki. Oh no, è Mario Ombra, chi se lo sarebbe mai aspettato? Allora, spruzzate su di lui l'acqua, ovviamente. Fatelo a distanza, fatelo non a distanza, lui può nuotare, che senso ha che lui possa nuotare? Non ha molto senso come cosa, ma non importa. Allora, spruzza, 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 spruzza! Ok, perfetto. Non importa consumare acqua, tanto Mario Ombra è bravo e tornerà... dov'è? È di qua, vero? Sì, ok. E tornerà... no, fate spruzzare... Ok, l'ho beccato più volte, ok. Dicevo, tornerà sott'acqua. Cioè, non sott'acqua, ma non importa. Allora, vai. Dov'è? Sceso giù? No? Eccolo, eccolo, eccolo. Allora, fermi. Come vi ho già detto, meglio... no, non in questo caso, però di solito è meglio mirare. Ok, non se fa così. No, allora, come hai fatto? Voglio anch'io essere in grado di fare quel salto strano. No, voglio farlo anch'io. Se lo può fare Mario Ombra, lo può fare Tonksy non Ombra. Gna. Quindi... no, aspetta, posso anche fare così, vero? Spruzza! Ok, adesso fermati. Aspetta, posso fare così? Sì, ok. Vai! Ok, ti ho anticipato, Mario Ombra, eh? Se lo anticipate, dovete semplicemente spruzzargli addosso. Sì che abbiamo quasi fatto, in realtà, eh? No, Mario Ombra, dove vai? Dove vai, Mario Ombra? Ok, fermi. Spruzza! Ci arriva? No, ma questo di sicuro! No. Questo di sicuro! Ok, perfetto. Ora comincerà a scendere un'altra volta e dovete fare il giro da capo. Ma qui c'è acqua, quindi perché non rifornirsi d'acqua? Ok. Eccoti qui, Mario Ombra. Fatti spruzzare! Neanche un colpo? Davvero? Questo? Oh! Oh! È immortale! Che succede? Ok, vabbè. Era immortale, ma non importa. Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Ok, allora. Vai. E dovete ricominciare da capo finché appunto non finite di spruzzargli addosso l'acqua, vai. Ok, ce l'ho fatta, ok. Maledizione, non lo dimenticherò mai. Lo dici sempre, ma non importa. Ehi, piccola cosa interessante. Se continuate a spruzzare mentre prendete un sole, vai. Shine! Mentre lo Splack fa... non lo so perché, ma è divertente. Ok, siamo a 59 soli custodi. So che c'è un sole nascosto, ma non so dove sia. Questo potrebbe essere un problema, mi ricordo adesso dov'è, perfetto. Ok, però lo prenderemo dopo l'ottavo episodio, quindi lodiamo il sole e Baia dei Noki, il pesce di monete rosse. Dobbiamo andare lì. Eeeh, ti stavamo aspettando, Mario. Il nonno è lassù in cima, come sempre. Non dimenticare di indossare questa. Con questa fune arriverai dal nonno in un attimo. Allora, in realtà, potete anche non andare dal nonno. Perché? Perché vi basta andare verso la parte bassa dell'isola. E appunto, ce la faccio? Wow. E appunto andare direttamente dove abbiamo aiutato... davvero? Dove abbiamo aiutato l'anguilla con le carie, ve la ricordate? Sì, com'era che si chiama? Guillo Lillo, qualcosa del genere. Però sì, il nonno ha qualcosa da dirci, quindi qualcosa la posso fare. Vai con lo spin! Sì, ma con un salto a parete magari. No, con un salto... allora, l'ha fatto Mario Ombra prima. Perché non riesco a farlo? No, l'ha fatto Mario Ombra e lo farò anch'io. Oh, visto? Easy, quando... sapete giocare a questo gioco. Perché non mi puoi fare salti a parete fatti bene? Ok, perfetto. Allora, qui potrebbe anche non servirmi. Vediamo. 2, 3. Ok, sì, potrebbe anche non servirmi, ma devo sta... no, allora, so che si può fare un salto a parete. No! Va bene,
Va bene, vuoi che lo faccio in maniera legit? Lo faccio in maniera legit, nella maniera più legit possibile, ossia andando qui e ignorando questa cosa e andando dal nonno. Grazie, grazie, grazie. Parlami, caro, parlami, parlami. Signor Mario, la nostra gente è ritornata e tutto questo lo dobbiamo a lei. Come ringraziamento, le abbiamo preparato un tesoro. È in fondo al mar, può prenderlo, ma tenga sempre d'occhio l'energimetro. O l'energimetro. Quello! Geronimo Stilton, V2. Non conoscerete mai la gioia di fare questa missione, non so quante volte, perché il pesce si scompone e si ricompone e si scompone e si ricompone. Nel mondo perfetto dovreste riuscire a prendere tutte le monete rosse in una sola cosa. Io ovviamente non ci riuscirò mai. Ok, ma la moneta più complessa l'abbiamo presa in realtà. Era quella... quella... Ok, quella della punta finale della pinna. Ora, fate quello che vi pare. Io vi consiglio seriamente di ignorare il fatto che il pesce si sia scomposto. Tanto si ricomporrà. E basta. Ci sono abbastanza monete qui per fare alcune cose. Dov'è il pesce? Dov'è il pesce? Dov'è il pesce? Pesce! Pesce! Eccolo là. No, no, non è quello. Pesce. Pesce! Dove sei, pesciolino rosso, che non è solo rosso, ma è anche di altri colori? Dov'è? Dov'è? Mi sono perso il pesce. Allora, un attimo solo che ho bisogno anche di vita. Dov'è il pesce? Eccolo là sopra. Ok, allora. No, non scomporti! Oh. Quando state per perdere troppa vita, ignorate il pesce e andate a prendere queste monetine qua. Vi aiuteranno davvero tanto. Ora, il pesce a quanto pare è un po' più in alto, eh? Dov'è? Pesce. 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 E la cosa più bella? Potete fallire questa missione in maniera molto stupida. Com'è? Mancando il pesce. Eccolo là. No, mancando completamente il pesce. Che non si scomporrà. Allora, ignoriamo un attimo l'energimetro e seguiamo il pesce un attimo, ok? Perché tanto adesso tra poco si ricompone, quindi non è un problema, ma... verso l'alto si ricompone? Vai. Un po' più in alto. Dai, non troppo in alto, ok. Dai, prendi la moneta. Ok, siamo a 6. Siamo a 7. E l'ultima è questa che non sto prendendo. Oh! Questa missione può essere lunghissima, come può essere... come può essere anche molto, molto, molto corta. Ci abbiamo messo in realtà non troppo tempo. Pensavo molto di più, Non è possibile fare Bat Pound, quindi lasciamoci trasportare dalla corrente verso il divino sole custode. E se sto guardando bene l'ombra, ci casco proprio sopra. Bene, quindi nel frattempo come va, gente? Tutto bene? Spero davvero tanto di sì. Ho ricevuto buone notizie per una certa cosa che vi dirò più in là, ma intanto sole ottenuto, forse. Ok. Shine! Anzi, siamo sott'acqua, quindi... E quindi adesso che abbiamo 60 soli custodi e abbiamo raggiunto la metà dei soli custodi, tutto quanto è illuminato, come vi ho già detto. Ora, continua ad indicarci questo perché ci manca appunto il sole nascosto che prenderò adesso e poi vedremo se fare anche il primo livello del prossimo e ultimo, in realtà penultimo, mondo, ma non importa. Allora, se non sbaglio non importa appunto in quale missione entrate. Vado nell'ottava perché è la prima che mi viene in mente da poter fare. No, salta, salta, salta. Non è questa la zona che devo fare. Oh, mi dai una vasca per i pesci in testa. Sì, grazie, grazie. Sì, sì, sì. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe essere laggiù, vero? Spero che sia laggiù, perché altrimenti non so come... burp. Come arrivarci. Allora, ripeto che dovrebbe essere qua. Vediamo se ho ragione oppure no. Dovesse aver torto, nessun problema. Forse riesco a skippare una parte del percorso se arrivo qui. Sì, perfetto. Allora, da qui potete... oh, passaggio nascosto. Arrivare qui. Per poi fare così. Per poi fare così. No, no. Fare così, scusate. No! Qual era il passaggio giusto, scusate? Non mi ricordo. Era qua? Sì, ok. Andando qui... passaggio segreto con tante belle monetine... che vi porta poi qui. Attenzione a non cadere. Che vi porta poi qui. Ok.
che non c'è niente là, vero? Esatto. Che vi porta poi qui, dove poi possiamo andare in cima alla torre. No, Mario. Mi ributti su, please? Mi ributti su, please? Perfetto. Adesso c'è un piccione dorato qui. Piccione dorato? Volete dire sole nascosto? Perché sì, è un sole nascosto. Colpitelo per 3 volte e dovreste aver fatto. Appena riesco a colpirlo, ovviamente. Potete ovviamente anche fare così. Solo che devi avvicinarsi per poterlo fare. Ok. Il sole nascosto della baia di Noki. Eccolo qui. Quindi prendiamolo subito. C'è un modo per salire qua sopra? Sì, ok, c'era anche un modo per salire qua sopra. In effetti dovresti andare qua sopra e spruzzare al piccione dall'alto. Ma non importa, non cadere, ok. Shine! Ora dovrebbe cambiare un po' l'animazione, perché abbiamo preso tutti i soli, vero? No? Non cambia? Va bene, non è un problema, visto che non è un problema. Però, ci sono, lo dico subito, ma li faremo dopo l'ultimo mondo, penultimo mondo. Ci sono, se non sbaglio, 24 soli custodi legati al... com'è che si chiamano? Alle monete blu. E dovrebbero essere 16 soli custodi nascosti qui all'isola Delfinia. Alcuni sono ovvi, per esempio ce n'è uno là sopra. Là sopra ce n'è un altro. E andremo là sopra adesso, ma non prenderemo quel sole. Altri sono più complessi, più difficili. E molto, molto, molto fastidiosi. Allora, fammi andare nella scatola. Non che io debba entrare nella scatola per fare questo, ma non importa. Allora, ecco. Oh no, Mario, sollevati. So che stai... ok. Qui, ma io voglio tagliare corto per di qua. Grazie. Riprendiamo acqua. Allora, sì, dovrei riuscire a fare almeno la prima missione del prossimo mondo e poi basta. Vero? No, però vi mostro dove è il prossimo mondo, appunto. Oh, no, 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 non funziona, non funziona, non funziona. Ok, dovete fare salti a parete. Potete anche usare il razzo. Nessuno vi vieta di andare a prendere il razzo alla piazza Ariosa. Ma io non voglio assolutamente farlo perché non è nel mio stile. No! Sì, ok, allora. Vediamo un po' se riesco a girare il sole. La luce, più che altro. Come arrivo lassù? No, mi sa che serve il razzo. Ops, ok, allora. Per andare qui dovete per forza prendere il razzo. Che, tanto per mostrarlo, si trova... non qui. Waha! Tuffati, Mario. Ok, si trova qui in piazza Ariosa, insomma. Ora, se non sbaglio, i palmensi dovrebbero dirvi qualcosa di interessante. Ma non ricordo quale palmense dice cosa. Però sì, io quindi adesso vi saluto. E nella prossima parte, sì, là c'è un sole, di Super Mario Sunshine cominceremo il prossimo mondo. La fontana davanti alla statua del Gran Palmense, ossia questa. Ossia questa. Sono state viste misteriose casse. Ah, wow. Va bene. Ciao, baby. Meteor.